I nuovi trend che noi stiamo osservando negli ultimi 12 mesi sono un incremento molto importante di quella che noi chiamiamo nuova generazione di cloud, che è basata sul concetto di everything as a service everywhere, quindi il cloud che viene a casa tua, che dà ovviamente una grandissima flessibilità, una grandissima resilienza, e uno dei vantaggi è anche quello di una riduzione istantanea dei consumi energetici almeno del 33%, e questo ovviamente in questo momento dove l'energia è l'elemento cardine sul quale si stanno misurando tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni, il fatto di poter ridurre istantaneamente nell'ambito della digitalizzazione di un 33% è un grandissimo vantaggio. L'altro vantaggio è che innesca un meccanismo di economia circolare molto utile, perché tutto quello che viene messo al 99,5% può essere riutilizzato o riciclato, e questo è un altro vantaggio importante. E l'ultimo, molto importante, è che taglia i tempi con i quali le aziende o le pubbliche amministrazioni fino al 70% possono rilasciare applicazioni e interagire con il mercato. E il fattore tempo, in un periodo, come abbiamo sentito anche questa mattina, di grande incertezza, è fondamentale sia per la pubblica amministrazione, ma ancor più per le imprese private.